Ah, dannazione, ragazzi, non è possibile, ma sono la persona più fortunata della Terra. Ah, la mia auto nuova, quella bellissima, l'auto del gabbiano schiantata così. Ma non ci posso credere, speed limit 60, se mia nonna andava a 60, io volevo godermi la macchina, ho fatto 61 ed è successo questo. Il karma, credo. Ah, non ne posso più, mamma mia, tutti a me. Fermo, fermo qui. Salve. Ah, grazie al cielo. È lei il ragazzo che mi ha chiamato? Sì, sono io, la mia auto la vede, lì è un sacchetto di patatine distrutto è diventato. Mi dia una mano, può fare qualcosa. Vabbè, fa niente, vedo solo che esce del fumo qua davanti e non mi piace come cosa, diciamo. Potrebbe esplodere da un momento all'altro. Io mi vado a distanza di sicurezza. Sì, potrebbe. Aiuto! No, non se ne vada. Ecco, dentro questo cespuglio. Come hai fatto a fare questo? Proprio diciamo che ho... che volevo raggiungere un'alta velocità, mi piacciono le alte velocità, cioè normalmente questa macchina, insomma, l'avevo presa, è un'auto da corsa, no? È una racing car. Sì, capisco, ma come si dice, la velocità è nulla senza il controllo. Quello mi manca, però, capito, se non faccio i test non so, non posso sapere se ho il controllo. E oggi ho scoperto che non ce l'ho. Ciao, hai bisogno di una macchina a basso prezzo? Passa da Chop Shop. Le nostre macchine sono praticamente regalate. Ehi, ma che fortuna! Questo fa il caso nostro, ragazzi. Posso contattare questo tizio che magari mi darà un'auto nuova a pochi soldi. Bene, bene. Allora la fortuna inizia a girare dopo tutto. Però prima di continuare questo fantastico video roleplay, se volete partecipare anche voi a questo server, tutto ciò che dovete fare è scaricarvi 5M, cercare il server California Life. Ma prima di fare tutto ciò dovete essere whitelistati, quindi trovate il link Discord in descrizione per fare tutto il provino e la procedura, e tutte le informazioni sono lì. Link in descrizione, e grazie veramente a California Life per averci permesso di fare questi fantastici video. Quindi entrate che magari ci incontriamo. Ok, ci ho dato la posizione. Perfetto. Ok, di nuovo. Vabbè, senta, si occupi mamma lei. Mamma mia, bestia. Io smonto in corsa perché lei è un po' strano. Vabbè, ci pensi lei alla mia macchina. Gli manderò i soldi poi sul conto PayPal. Grazie mille. Faccia un buon viaggio. Anche lei, mi raccomando, beva meno. Ok, mamma mia. Ok, questo era un pazzo strano. Però la cosa ancora più strana è che questo posto non era come me lo immaginavo. È una dannata discarica. Io pensavo che fosse tipo un rivenditore di auto decenti, ma qua non si trova un bel niente. È questo il tizio? Ehi, ragazzo. Allora, mi aveva detto che aveva un'auto di quelle proprio belle, belle, belle. Per me è stata una scocciatura, ma sì, è un'auto d'epoca. Un'auto d'epoca? Bene. Non vedo l'ora di vederlo. Mi piacciono le auto d'epoca. Lei è il Verdoni dietro? Sì, ho un po' di soldi. Gli ultimi rimasti, ma ce li ho. Lei mi sembra un bravo ragazzo, lo sa? Ah, grazie, quindi, grazie. Quindi le farò uno sconto. Ah, davvero? Mamma mia, oggi è la giornata fortunata. Wow, devo dire che ha un motore molto strano. È anche tipo ha mollato una puzzetta quando mi ha visto, si è emozionata. Le porterò io fuori da qui, va bene? Va Però bene. Mi deve promettere una cosa. Sì. Sa, se ha problemi con quest'auto, non mi contatti. Solo questa cosa, non le chiedo altro. Però sembra un po', capito, una roba però dai, per 1300 verdoni, dai, glielo posso promettere, tanto è stata quasi regalata. Nel caso se ha problemi la riparerò io. Vabbè. Perfetto. Mamma mia, si è fatto un tempo stranissimo. Beh, forse sì. È meglio che vada allora. Posso prenderla, mi dia le chiavi? Ma subito. Si diverta, ragazzo. Grazie. Woohoo! Ragazzi, che auto comunque. Cioè, per 1300 devo dire che non è neanche ridotta troppo male. Ok, andiamo per di qua. Oh, occhio, non schiantarmi, che è nuova questa. Perfetto. E ora mettiamoci in carreggiata, che finalmente potrò un po' vantarmi con gli amici. Gliela mostrerò a Tigrotto, magari. Non lo so adesso dove andare, però. Intanto, guarda, cioè, stupenda. Stupenda, fammela vedere dall'interno. Cos'è sto orologio? Wow, è qua che sta succedendo? Andiamo bene. Oh, salve.
Aiuto! Aiuto! Ma che state facendo? State rapendo una persona? No, il mio amico è morto! Oddio, aiuto! Ah! Aiuto! Aiuto! Ma che sta succedendo? Mi do la mano! Aspetti, ho una pistola io. Fermi tutti! La volete smettere di picchiare una povera nonna? Volete smetterla di picchiare una povera nonna? Ehi! Cavolo, ho finito le munizioni. Però li ho spaventati. Ma allora che cacchio? Il mio amico è tutto morto, guardi qua. Oh. Prego. Madonna santa. Magari gli togliamo le sofferenze. Ma non gli porti la pistola? No, la prego. Vabbè, chiamiamo un'ambulanza. Sì, certo, a un casino di chilometri dalla città. Molto intelligente da parte del suo signor... Signor Gabby. Gabby... Lo chiamerò Nocciolino. Okay. Guardi, ormai ci ho fatto l'abitudine di essere chiamato Nocciolino. Certo! Nonna, ma lui è uno famoso. Famoso? E chi è famoso? Certo. Ma chi è famoso? Ho 1,5... a 2 milioni di iscritti. Lei? Sì. Ma che ti conosce? Ma guarda. Ma chi è sto qui? Signora, vuole venire? L'accompagno io? Andiamo in macchina? Vuole venire certo, con me? Certo, il mio amico andiamo lì. Torniamo subito, gli andiamo a chiamare un'ambulanza, glielo prometto. Ma quella lì è la DeLorean del signor Brown, questa. Quale DeLorean del signor Brown? Questa me l'ha venduta un... Che sta succedendo? È arrivata la polizia, aiuto! Venga, è meglio che andiamo. Vai. Oh, cavolo. Sì. Vai, bene. Ok, perfetto. Ma questa va ovunque. Questa è una super macchina. Porca miseria. Ma cosa c'è? Dimmi. Wow. Sta succedendo qualcosa. L'auto sta attivando qualche potere. Oh, cavolo. Stiamo raggiungendo le 88 milionarie! Si regga, nonnina! Porca vacca! Aia! Sono volato nel cielo, ma siamo finiti ad Hollywood! Ma abbiamo fatto anche una cosa a stile Hollywood. Nonna, dov'è? Ok. Che è successo? Ci siamo... Aspetta, vuoi una caramella? Sì, grazie per la gola. Mi fa male la gola. Io c'ho solo un Twix, però va bene. Vabbè, grazie per il Twix, buono. Niente, buono. Ok, vabbè, comunque... Ma adesso che facciamo? Nocciolino. Dobbiamo ritrovare la macchina, porca vacca. Dove cavolo è finita? Io sono volato fuori. Ma che famo qua? Non lo so, siamo finiti a Hollywood. Hollywood? Sì. Dove lo leggi? Là sopra, vede. Ma dove lo vedi, Hollywood? Buddha, c'è scritto. Buddha? Ma dove è Buddha? Dietro di lei. Ah. Comunque sì, Buddha, è un ottimo... Che ce l'ha vista un po' rotta, sai come? Io mi sono rotto qualcos'altro, comunque... Dai. Io pure. Purtroppo. Dove cavolo è finita adesso la macchina, dai? Ma adesso che facciamo, Gabby? È un problema. Dobbiamo tornare in quella macchina, però... Sì, ma il problema è capire dove è andata. Porca vacca. Ma che cavolo è successo? Ma te non dovresti stare seduto al computer invece di stare qui a fare tutte ste robe? Te che sono Yokober o coso, come è chiamato? Diciamo che normalmente sì, però volevo anche provare... E ho comprato una nuova macchina, volevo testarla, ma non pensavo che mi teletrasportasse in mezzo al deserto. Sbagli, dovevi stare a casa col computer. Avevi ragione. Aiuto! No! Le chiamo un'ambulanza, va bene? Mamma mia, è più dura della roccia, brava! E le ho visto fare il salto con la macchina? Salve, nocciolino! E vieni con me? Non parla molto bene l'italiano... Oh, cavolo, mi sa che anche tu hai bisogno di un carro attrezzi ora! Polizia! 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 Vada presto! Vada! Come ha fatto? Non lo so, sono finito là sopra, l'auto si è teletrasportata. sì, non so che non mi crederà, però insomma... È successo un casino. È successo impossibile. No, è molto possibile. Se trova auto strane a pochi soldi fanno questo effetto a quanto pare. Ah, eccola là, perfetto, sì, l'ho vista. Ok, ma che cavolo... Adesso devo andare a controllare quell'auto, cioè perché non me la racconta giusta. Allora fammi vedere.
Aia, ah! Sta il tutto in questo motore, ragazzi. Questo motore non me la racconta giusta. È veramente strano. Posso spingere? Sì, vadi, vadi, ci provi. E sta bien. Sta bien. Più o meno. Che sta... No. Ma che cazzo? Bene, perfetto. L'auto funziona. L'auto funziona. Sono muy bravo. Grazie, grazie mille, signore. Tu hablas español, yo es un... Sono rotto la gamba, ragazzi, grazie mille per l'aiuto. Lei vada con i caro attrezzi, noi dobbiamo andare. Arrivederci. Buona giornata. Buona giornata, grazie. Ma Gabby, okay, ma che cacchio è successo? Non lo so, però è meglio che ce ne andiamo prima che sia troppo tardi. Ma comunque una cosa, una domanda. Ma adesso tu cosa devi fare? Scusa. Ah, adesso ci godiamo la vita, andiamo con la nuova macchina, devo andare a fare a casa mia, io fare i video. Io ho fame, ascolta. Sì, andiamo un po' a mangiare qualcosina, dai. Ma tu non c'è qualcuno che lavora da qualche parte? Cioè, c'è un po' fame magari. Sì, c'è un mio amico che lavora al McDonald's, andiamo lì. Andiamo là, ok, viva. Ok. No. 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 Cosa no? È finita la benzina. Ok. Non funziona più la macchina. Ti pensa la nonna, li prova a dare un paio di caramelle, magari funziona. Aspetti, non credo che vada caramelle. Oh, mi sta arrivando una chiamata. Proprio in questo momento. Non lo so, adesso lo scopriamo. Boh, un numero misterioso. Proviamo. Pronto? Pronto? Salve. Pronto? Ah! Ai, nonnetta, stia ferma. Allora, scusi, ho una nonnetta che mi ha picchiato con la valigia. Cosa, no, chi è? Cosa succede a Los Angeles? Ascolti, non si faccia domande su come io ho ottenuto sbagliato il suo numero. Però so che lei è in possesso di una DeLorean. Attento, come fa a saperlo? Le ho appena detto di non farsi domande. Vabbè, e allora questo cosa significa? Ascolti, mi saprebbe dire che modello è? È un Mark 1? Don't make me come over there. Mi sembra di sì. Credo di sì. Vada dietro e mi dica che cosa vede. C'è una... come faccio a spiegarglielo? Un tappo. Sì, c'è una specie di tappo, un tappo giallo. Che colore è? Giallo. È giallo, ok. Ma si chiama signor Brown? Credo che lei non abbia carburante per così chiamarlo, dico, la macchina. Lei si chiama per caso signor Brown? No. Adesso magari dimmi che cosa signor ti Brown, dice. Ecco. È un amico. Signor Brown. Mi chiamo Black. È un amico di mio figlio, Igor. No, si chiama Black, signora, si chiama Black, ha detto. Vabbè. Se le può interessare, io... Diciamo che potrei avere delle informazioni su dove trovare quel carburante. Black, è una macchina che va a plutonio. Ah, ok, dove si può trovare questo carburante? Questo sarebbe una cosa da affrontare magari non parlandone al telefono, ecco. Se mi dice dove si trova posso arrivare. Va bene, ti mando il mio contatto GPS, ci troviamo qui. Va bene. No. Ma guardate qui. Arrivo subito. Grazie, ci vediamo. Ok, adesso arriverà un signor Jack Black ad aiutarci. John Black era il capo di polizia di mio figlio, Igor Marcascia. Ah, lo conosce? Sì. Beh, adesso certo. Ci facciamo quattro chiacchiere davanti a una tazza di tè e delle buone caramelle. Certo, ma il problema è che io non c'ho il tè. Tu ce l'hai? No, però dai, chi fa da sé fa per te. Ma il problema con cosa lo facciamo il tè però, Gabby? Con cosa lo facciamo? Lo porterà lui, dai, non lo so, adesso... Non parlarmi sulle orecchie, per favore, che devo cercare di concentrarmi. Aspettiamolo qui. Ma di chi è sta casa? Non lo so, però al momento non possiamo stare mica in mezzo alla strada, capiranno. Ma non possiamo neanche andare in proprietà privata di qualcun altro. Dai, lei ha appena tirato calcio alla macchina altrui e si fa problemi per entrare a 2 centimetri. No, sbagli proprio, ho anche fatto un furto di auto. Ah. Vuoi questo? Gente, non sa... Ma... Va bene... No, aspetta, no, c'ho qualcosa di me. Questo qui. Ma non è Capodanno. Forse. Ma come guidano sti qui? Ma sono dei pazzi, è perché c'è la mia auto in mezzo alla strada, ha creato un ingorgo. Allora sei un genio tu, Gabby, non è colpa. Non è colpa mia se si perde la benzina che non è benzina. Una bella sigarettina, dai. Oh, credo siano arrivati. Sono arrivati, sono arrivati. Sono arrivati. Ma chi è sto qui? Ma chi è sto qui? No, lei è con me. Lei è con me comunque. Come si permette sto vecchio schifo? No, si calmi, salve. È gente per... Salve. Gente per bene. Signora, le devo chiedere di allontanarsi. Ti allontani gentilmente. Io? Sì, è una questione importante. Ok, vado. Vai un po' più indietro, dai. Ci vediamo tra poco. A dopo, bello. E questo che vuole?
Allora lui è il nostro meccanico, l'abbiamo chiamato per prendere la macchina, senza carburante non va e... Okay. Da, quella macchina per muoversi ha bisogno di 1.21 gigawatt di energia. Quindi che? A meno che... Sì. Ma che state dicendo? Ti alimenta a plutonio, signore. Per questo siamo qui noi. Allora, il mio vero nome non è John Black, è Alexei Borislav. Vivo in America da tanto, le basta sapere questo, sì, oh. Borislav. Ok. Quello lì dentro è un mio familiare, adesso ci farà da autista e ci porterà in un posto, diciamo, dedito a fare queste cose, va bene? E organizzeremo un modo per prendere il plutonio. Grazie, come mai volete fare tutto questo? Diciamo che la sua causa ci interessa e... Avrei voluto conoscere il dottor Brown, che non so se è da lui che ha avuto la macchina, ma credo di no. Non lo so, non mi ha detto come si chiamava, si chiamava Fisher, credo. Il dottor Brown voleva distruggerla la macchina, quindi non credo. Va bene, dov'è che l'ha messa? È l'avanti dritta, ferma sul ciglio della strada. Oh, la vedo, ragazzi, è lì. Va bene, allora prendila, va bene? La prendo subito, capo. Va bene, allora salga pure. Buona giornata di lavoro. E la nonnetta che facciamo? La No, la nonnetta non può venire. Senza la nonnetta io non sono contento però, dai, fatela salire. Non è una questione da discutere con la nonnetta, mi capisca. Anzi, fermati, la portiamo in città. Dai, nonnetta, sali, ti diamo un passaggio veloce. Ma chi sono questi? Non le interessa, sono gente, signora. Gente per bene. Gente per bene? Sì. Mi sembra gente per bene. Fino a prova contraria è lei che ha sfondato il vetro della nostra macchina e non le abbiamo fatto niente. Non è vero. Ma questo è un suo modo, dove vive sta signora? È un simbolo di ospitalità, sfondarla. Dove vivo io si pagano le riparazioni. Ma dove vivo io invece le riparazioni si pagano con buco in testa. Ok. Bene, lasciamola qui. Sono... Ma lasciami almeno un locale dove fai. Vabbè, nonnetta, meglio che faccia come dicono. Arrivederci. Venga, Gabby. Signora. Ciao, Gabby. Ciao, nonnetta, ciao. Venga qui. Posizione. Cavolo, però a me stava simpatica quella nonnetta. Vabbè. Quella macchina, lei ne ha utilizzato probabilmente l'1% delle possibilità che le offre. Oh, cavolo. E noi siamo qui per cercare di sfruttarle al massimo. Mi state usando come una cavia. È questo che volete fare? No, signore, non si deve preoccupare di questo. Siamo persone per bene. Non si deve preoccupare di questo. Giacca e cravatta uguale per bene. Se basta quello. Beh, non le abbiamo torto un capello fino a prova contraria. Però potreste farlo in futuro. Ok, ci segui. Io... Adesso noi la portiamo in un posto sicuro e discuteremo di come avere il plutonio. Oh, santo cielo. Benvenuto. Questo è il nostro piccolo rifugio, molto onesto. Molto onesto, soprattutto. Sottolineiamo. Lasciala qui e vai avanti. Va bene, lasciala. Posala, perfetto. Allora, okay. Come l'ha ridotta? Come è potuto succedere? Diciamo che quando sono caduto da Hollywood si è ridotta così, non è stato il carro attrezzista. Così lo possiamo chiamare. Allora, le vede queste tre linee gialle che adesso sono spente? Quelle lì, dietro al sedile. Sì. Quello si chiama flusso canalizzatore, ok? Quell'invenzione è avvenuta nel 55 dal dottor Brown. Meccanico, gentilmente, ci lasci... Certo. Grazie. Non si preoccupi, è specializzato, solo che vorrei parlarne solo con lei di questa cosa. Ok. Quel oggetto, quella straordinaria invenzione ci permette di... Alexi, vado a formarmi una sigaretta io. Perché lei ha visto... Va bene? Lei ha visto l'1% di ciò che può fare questa macchina. Questa macchina può portarla a viaggiare nello spazio temporale. Quindi... Lei può andare avanti e andare indietro nel tempo, signore. Non ci posso credere. Cioè... Perché poteva credere al teletrasporto fino a un attimo fa? Beh, quello sì, perché anche quando mi ubriacavo succedeva che mi teletrasportavo. Allora. Beh, è simpatica. Ok, sì, teletrasporto, viaggio nel tempo. Ascolti, guardi, le faccio vedere dato che mi deve prendere in giro. Che vuole fare? Vede? Guardi qui, l'ho aperto.
È vero, aperto il tappo. Io non le consiglio di metterci la mano lì dentro. Lì ci va il plutonio, ci vanno cariche di plutonio. Infatti c'è proprio un odore, un odoraccio. Ok, ok, tagliamo corto. Adesso dove lo troviamo questo plutonio? Io voglio solo poter riguidare la mia cavolo di lei macchina. Lei crede di poterlo trovare nel supermercato, il plutonio? No, però magari lo trovo da qualche rivenditore di plutonio. Non lo so, esisteranno anche quelli. L'unico no? rivenditore di plutonio è il governo degli Stati Uniti. Quindi diciamo che è abbastanza complessa la situazione. Ma lei ha trovato una persona che diciamo che ha molti contatti. Ed è quella persona questo... è lei. Sì. Che facciamo? Allora, abbiamo un veicolo blindato del governo, okay, che verrà portato in una base militare, okay, a breve. Il nostro obiettivo è di rintracciare quel veicolo, perché okay, sappiamo l'ora e il momento appunto in cui questo veicolo si troverà in una determinata zona, bloccarlo, okay, e prenderne ciò che viene trasportato. Non tutto, okay, qualche fiala per permetterci di fare degli esperimenti, chiamiamoli così. Nel mentre che noi faremo questo, la DeLorean potrà essere, diciamo, ristrutturata dal nostro meccanico. Quando saremo qui avremo le cariche di plutonio e la macchina pronta. Ok. Vabbè, tutto chiaro. Vado e faccio una cosa illegale che mi costerà praticamente 10 anni di prigione. Ma è 10 anni. L'ergastolo, se mi va bene. Ma lei forse non ha capito. Cioè, lei è già in mezzo ai casini. Cioè, lei sa che questa macchina non dovrebbe nemmeno esistere. Sempre che probabilmente chiunque la starà cercando ai piani alti in questo momento. Ci sarà il presidente nella panic room a discutere di come annientarla. Sono io nella panic room adesso. Ci penserò. No, grazie. Ascolti, le dico una cosa. Io con lei sono stato molto gentile. Sono una persona, diciamo, rispettabile. Mi irrito facilmente, però come vede l'ho trattata con i guanti bianchi. In Europa si dice così. Ora, come posso dirglielo in modo, diciamo, gentile? Lei deve darmi questa macchina. Io sono disposto a lasciargliela, però lei deve farmi fare questi esperimenti. Dobbiamo copiare il progetto e poi lei se ne potrà andare, se vorrà, con la macchina. Ma in questo momento lei resta qui con noi finché non siamo arrivati ad ottenere le cariche di plutonio. Che lei lo voglia o no. Quindi le opzioni che le do sono due in questo momento. O lei si unisce a noi, o lei si unisce a noi perché è obbligato. Va bene, facciamolo. Capi! Capi! Muoviti, Shari! Muoviti, Shari! Ehi, io c'ho i miei metodi, ma cosa ci fai mascherato?